Pour nous choisir un passilogue consacré toute la semaine à Gazinca, et m'a parlé aujourd'hui d'agriculture. Aviti directement chez à Piadia Gazinca, une Piadia riche, a spesso chiamata l'orto di Bastia. Alors à passer ces débats, m'a scontra à Vamida Lugiani qui t'a à l'exploitation in Piadia. Da Zantan Yulin punta e davi un mal a tua golu. A Gazinca si sperdie, in stese virduline. Saluta Sebastien. Buongiorno, vabbè. E voi? Ça va. Poi piace di vero. Bon, vabbè, chi semi di novembre e di a raccolta di clementine e di awa? A raccolta principiava, a verite, le clementine cominciano a piovere il suo colore e presto a magogliere, voilà, a maramassare, va. La stagione qui quest'anno è stata sfarente, ma di qui da danno c'è stata appena di più acqua. Adesso è buona questa clementina quest'anno? A noi è buona perché ha molto un po' qua come si giugno, ma quantunque abbiamo socchicciole per mantenere la nuvola. Sappiamo quantunque controllare l'irrigazione. Troppa acqua non è mica va, ma controlliamo in maniera che la clementina, aperto mese di agosto, soffre un po' di azede perché il zucchero stia dove frutto e così a vaste perché la clementina è buonissima. Voi siete installato un casinca da poi sempre, di una terra agricola si può dire, si dice che la casinca di l'orto di Bastia di Vati? Non solamente la casinca è l'orto di Bastia, ma diciamo che nella storia la casinca era un rannaggio di Roma. E gli è bene già riconoscere che in Casinca già sei lavoratori che sia in frutto o in legumi, siamo passionati per fare questo mestiere e lo facciamo con cuore. La sfruttazione si stende in 40 ettari e Sebastian Lugiani può contare l'impegno di Asofido Alexandra per aiutarlo e fare piano pianino e voluto ai culturi. J'ai grandi dans les bottes de mon père. Et effectivement, dans une famille d'exploitants agricoles, ils sont 5 frères, 5 agriculteurs. Et j'ai toujours vu ma famille œuvrer dans ce domaine. Et ça m'a donné la passion de reprendre, de créer ma propre structure. Après une petite expérience passée sur le continent dans un autre domaine, j'ai enfin franchi le pas et décidé de rentrer m'installer auprès de mon père. Alors là, on est devant un avocatier, on a vu les clémentines avec votre père. C'est une nouvelle culture, on ne sait pas forcément qu'il y a une culture de l'avocat en Corse. C'est lié à quoi cette adaptation, on dira, c'est lié au changement climatique? Alors historiquement, l'avocat était présent en Corse avec d'autres variétés dans les années 70. Finalement, on avait du mal à le conduire. Et depuis, on va dire, 2-3 années, c'est un engouement pour ce fruit-là. On peut effectivement parler du réchauffement climatique. L'avocat a besoin de beaucoup de soleil, de chaleur. Et on s'est rendu compte que, par exemple, la filière clémentine, justement, était un petit peu saturée. Et on nous a conseillé de développer d'autres productions. Donc l'avocat avec un gros projet de plusieurs hectares de plantations au niveau de la Corse dans les années à venir. Et nous sommes accompagnés par des techniciens qui viennent d'Espagne. Et justement, là, c'est un arbre qui a 3 ans. Vous pouvez le voir, il est assez grand déjà. Celui-ci a commencé à produire des fruits. Et donc là, vous participez, vous assistez au premier prélèvement. Et à partir de ce prélèvement, nous allons faire des tests, voir si l'avocat peut être déjà cueilli et consommé d'ici une quinzaine de jours. Proasinedi a Piazza Maiori occupata da un mondo agricolo in Casinca, a Gamara d'Agricoltura ha tramutato i soscagni da Bastia a Uiscuato 3 anni fa. A Casinca, francamente, c'è un luogo in cui si poteva installare, sapeva da installare a casa dell'agricoltura. Sono i più bei terri di Corsica. Più c'è un fiume, un golo, ma di per questo sono i bei terri. E ci pareva una buona idea di installarci qui, in più siamo all'intersezione da Balagna e tutti i montagnoli che giungono in Casamozze, qui si giungono da Piedia, è veramente un luogo, e più la storia della Casinca, la produzione, era l'alimentazione di Bastia, di Bastiacci, è veramente un luogo, è l'orto di Bastia, tutto sta a montagna, tutti i paesoli che sono sobri, ma veramente è un luogo, è qui che ci vogliamo essere, e ci siamo,
Oramai siamo stati accolti benissimo per gente, per Amerie, comuni, e veramente abbiamo trovato la nostra piazza, posto che sviluppiamo anche la nostra impiantazione, facendo agrigiani, facendo parecchie attività, animazioni, un giro dell'agricoltura. Dia bien di amatiosa, si non va tu no. E in più di questo, di sua inanda, Aga marrà da creare un mercato in grosso consacrato a produzione agricola, da agrescere ancora di più l'importanza di Aga Zinca per l'agricoltura isolana.